Ciao ragazzi, siamo qua con questo mito oggi, Davide, che è una delle persone più famose per me su YouTube, con il suo podcast, con tutte le cose che fa. Come stai? Molto bene, molto bene. Quanto ti devo per questi? No, sì, vogliamo fare una piccola chiacchierata lì qui con lui. Spiega ai nostri studenti che non ti conoscono cosa fai. Allora, io ho un canale YouTube e podcast, in realtà è nato come podcast, per questo il nome podcast italiano, anche se adesso è più canale YouTube. E insegno l'italiano, in realtà da tempo faccio video che possono interessare anche agli italiani che guardano il mio canale perché tratto argomenti spesso abbastanza nerd, un po' anche quasi di linguistica e cose del genere. Però sì, il progetto nasce per insegnare l'italiano, in realtà. E come hai deciso di cambiare che facevi il podcast e poi cominciare a fare YouTube? Ma all'inizio, cioè, non è che adesso non faccio più il podcast, anche se è da un po' che non lo carico, quindi si potrebbe dire che è un po' abbandonato. No, però, non lo so, io guardavo tantissimi video su YouTube come tutti voi, quindi è stato abbastanza naturale cimentarmi anche nella creazione di video, qualcosa di divertente. È un modo di esprimersi diverso, no? Tu hai deciso di fare il podcast perché studiavi lingue, Certo, cioè entrambi i canali, diciamo, il podcast e il canale YouTube, no? comunque Anche il podcast, no? Quindi anche il hai podcast, deciso sì. di cominciare questo progetto perché Sì, perché studiavi. c'erano già risorse, tantissime risorse, anche se adesso ce ne sono forse molte di più. E quindi volevo fare qualcosa di simile in italiano. Hai cominciato a fare una cosa di simile, ma alla fine il tuo podcast, il tuo progetto è un po' diverso dagli altri, secondo me, perché metti troppo tempo per YouTube, per esempio, l'edizione e tutto questo. Come hai deciso di fare? Perché hai deciso di fare questo, di cambiare un po' un modo di apprendimento, diciamo? Ma non lo so, cioè, faccio quello che mi viene naturale, che mi interessa a me in primo luogo, nel senso, mi interessano le cose che io trovo curiose della lingua, che magari non tutti trattano, non tutti i canali decidono di affrontare come argomenti, no? E quindi sì, no, mi pongo io delle domande, dico, ma perché questa cosa funziona in questo modo? E poi devo anche fare un po' di ricerca, non è così semplice, non è che prendo un capitolo da un libro di grammatica e lo faccio un video, no, devo anche leggermi magari degli articoli o andare a cercare in libri molto specifici, però mi piace. E dal primo momento hai cominciato a monetizzare quello o no? Beh, ci è voluto un po', adesso non mi ricordo quanto, però sì. Diciamo che YouTube non è la principale fonte di guadagno, non so se voi avete esperienza anche di Sì. gestione di canali YouTube, non è la principale fonte Però tu hai anche un club, no? Di sì, italiano. la pagina Patreon, quella è sicuramente per me è stata la svolta economicamente. È il tuo lavoro oggi. E Sì. cosa vuoi fare nel futuro? Un corso, cioè lo sto facendo, un corso di pronuncia. Sono stato Wow, forse. breaking news. No, credo di averlo già detto. No, in realtà avrei dovuto farlo molto prima, probabilmente, però. Non so, sono stupido io. Anche perché ha un accento molto molto buono, in Sì. inglese, in spagnolo, quindi è un Sì, po' no, la tua è un po' la mia specialità, no? specialità. Poi ne parlo tanto nei Sì, sì, video, sì, sì. sono un po' ossessionato, sono fissato Pure con la pronuncia e tutto. in italiano parli chiaramente, Sì. vero? Sì, ma poi io ho proprio sviluppato anche, cioè ho proprio cambiato modo di parlare, che alcune persone potrebbero dire, ma perché lo fai? Però ho deciso di imparare un modo di parlare più neutro, cambiare alcuni suoni che pronunciavo perché. Non lo so, mi sembra bello trasmettere agli studenti un modo di parlare il più neutro possibile. Non so, magari alcuni non sono d'accordo con questa filosofia e non c'è niente di male nell'insegnare una lingua con un accento. Prima di andare a vedere o guardare i tuoi video, io voglio imparare a parlare un italiano senza accento. Cosa devo fare?
Non lo so. Un po' più neutro, come hai detto, come tu hai detto. Sì, fare il mio corso quando uscirà, chiaramente. Link alla prevendita. No, royalties. Secondo me 50%. Beh, poi parliamo, d'accordo. No, secondo me devi essere consapevole di tutti i fenomeni fonetici dell'italiano che magari non ti insegnano neanche, no? Ci sono. Poi l'italiano ha questa fama di essere una lingua facile anche a livello di pronuncia. Penso che lo sia. Però ci sono alcune cose un pochino che vengono magari sottovalutate, cioè che cioè questa facilità apparente e anche vera facilità ti porta a trascurare secondo me alcune cose. Alcune cose magari non le insegnano proprio, cioè il fatto delle sette vocali in italiano, che è un po' complicato come argomento, però nessun insegnante te le insegna. Alcuni fenomeni curiosi non vengono trattati. Mm-hmm. E quindi secondo me imparare questi fenomeni che vengono di solito trascurati. Suonare come un vero italiano non è facile, no? Allora, ad esempio, io oggi ho parlato italiano con tante persone qua e certo che parlano benissimo, no? Però si sente che quello non è italiano. Quindi, quali sono gli aspetti della fonetica italiana che gli stranieri dovrebbero imparare per avere un accento più neutro, più italiano, diciamo? Beh, la cosa più difficile per tutti sono le doppie, che però sono una parte, secondo me, essenziale della fonetica italiana, perché la doppia cambia il significato di una parola. E quindi imparare ogni suono, ogni fonema, come si pronuncia doppio. E questo è molto importante. Ma in generale prendere ogni singolo suono, secondo me, io ho questo approccio, mi piace anche l'alfabeto fonetico internazionale, tutte queste cose, quindi vedere ogni singolo suono come si pronuncia. E per esempio ci sono alcuni suoni che almeno in molte varietà di italiano, anche in italiano standard, potremmo dire sono sempre lunghi, no? Per esempio la gn, quindi ragno. Al nord no, al nord è comune sentire anche ragno. Però questo è un dettaglio fonetico che nessuno ti insegna. Ah, insegna. Che però, ecco, può essere. O anche la gli. La gli è sempre lunga in italiano. In portoghese no. Secondo te è una buona idea di scegliere un tipo di italiano, diciamo, l'italiano che si parla a Milano o a Roma? O è meglio imparare un italiano più standard? Io faccio questa domanda perché, ad esempio, in portoghese si parla con un accento, diciamo, del Rio, anche se non parli bene o se non pronunci bene, l'impressione che questo è un brasiliano, perché sai che gli stranieri di solito imparano la forma standard, quindi siamo abituati a ascoltare quel tipo di accento dei stranieri, però se qualcuno parla con un accento di Rio, de Minas, è un po' più autentico. Certo. Cosa ne pensi? Ma dipende un po', secondo me, dalla tua situazione. Nel senso, se vivi in Italia e vivi in una città, certo, cerca di imparare come parlano le persone nella città dove sei tu. Secondo me ha senso. Però se vivi all'estero e non hai particolari preferenze, è un po' difficile, nel senso avrai sicuramente tantissime influenze da tantissimi accenti diversi, e quindi è anche un po' difficile dire, secondo me, da straniero, ok, mi concentro sull'italiano di Milano. Cioè, come fai? Ascolti solo persone di Milano? Innanzitutto dovresti conoscere molto bene tutte le regole della fonetica dell'italiano di Milano, che è già quello, cioè, vedete il mio video ovviamente sull'argomento, però... Quindi secondo me non è facile. Quindi io consiglierei comunque di capire le regole standard. Chiaramente l'italiano standard è un po' un'astrazione. È un po' un'astrazione, è un po' una media, è un'assenza di regionalità, diciamo così. Però se uno non ha particolari, come dire, cioè non hai una città preferita, un accento preferito, un legame con una città o con alcune persone che vengono da una città, e non hai un motivo di imparare quell'accento, vai sul neutro, secondo me.
Però non so, magari... Da dove si parla il neutro? Ecco, infatti. Forse questa è la differenza con il portoghese, no? Perché sì, il portoghese, il standard, è quello... Allora, sì, in Brasile che si parla in San Paolo oppure a Rio. Ah, però in Italia è un po' diverso, no? Sì. Questo... No, non c'è un posto dove si parla. Non c'è un posto. Ci sono categorie di persone... Cioè, persone che l'hanno imparato, di solito doppiatori o attori di teatro, eccetera. Ci sono alcune persone che dicono, ok, ma quindi è una cosa che non esiste? In realtà però è come dire l'assenza di tratti troppo regionali. Cioè, se uno mi sente parlare così e faccio bene questo modo di parlare, non capisce da dove vengo. Diciamo che si basa... più sugli accenti dell'Italia centrale, perché l'italiano è una lingua dell'Italia centrale. Il fiorentino, no? Fiorentino. Ora, se senti il fiorentino, in realtà ha molti tratti che non ci sono in questo accento, no? La classica la hoa hola, sì, non so se avete mai sentito, oppure tanti tratti molto tipici del fiorentino che sono stati tolti da questo modello standard neutro. Però comunque la base rimane quella dell'Italia centrale. Il modello delle sette vocali, eccetera. Quindi non si parla da nessuna parte, lo parlano alcune persone che hanno imparato quel modo di parlare lì. Secondo me non è una cosa per forza brutta, tra l'altro. Alcuni criticano dicendo, allora è una roba finta. Però secondo me è anche bello che non sia di nessuno. Cioè non è tipo, prendiamo l'accento di Londra e questo è l'accento migliore di tutti. Però... Un'ultima domanda, di dove sono la maggior parte dei tuoi studenti? Ma Nord e Sud America, Europa, tanti discendenti anche di italiani, persone che hanno... Come noi, esatto. Beh, sì, è vero, anche tu. Anche tu, sì, ecco. Sì, sì. Quindi sì, tante persone che vogliono riconnettersi con le loro radici italiane, esatto, eccetera, magari anche per motivi di cittadinanza, ma tanti che lo fanno solo per interesse culturale, per il fascino della cultura italiana. Davide, grazie mille. Nulla. Spero di non aver parlato troppo. No, parla di più. Sono logorroico.